Alla sfida del Morra si trovano di fronte due delle squadre più in forma del momento, che hanno inanellato una sequela di risultati utili e che provano a mantenere questo trend per centrare i rispettivi obiettivi: la salvezza per la Gelbison e un posto nei play-off per l'Altamura. Alla fine ne viene fuori un pareggio che fa allungare la serie di X ai cilentani, primatisti nel girone sotto questa voce. Sono infatti 11 fino a questo momento i pareggi per la formazione di De Felice, a fronte di 5 vittorie e altrettante sconfitte. Il tecnico propone il solito 3-5-2, lasciando in panchina gli ultimi arrivati Grieco e De Luca, per poi inserire quest'ultimo che sarà decisivo, mentre Cozza, squalificato, si affida al tridente per un team Altamura in cerca di punti preziosi in chiave playoff. La prima frazione scorre senza tanti sussulti e si registrano solo timidi tentativi che non impensieriscono i due estremi difensori, tanto che il taccuino resta quasi bianco, come il risultato con il quale le due formazioni rientrano negli spogliatoi per l'intervallo. Uno 0-0 che rispecchia quanto visto durante la prima frazione di gioco. Nella ripresa il team Altamura opera un doppio cambio per cercare di smuovere qualcosa, ma è la Gelbison a creare le maggiori insidie con Megeri e Mercai, ma la difesa pugliese si salva. La svolta arriva al 25esimo minuto, quando Chiocchia atterra Tedesco. Il direttore di gara assegna il penalty, che Palazzo trasforma con grande sicurezza. La rete sblocca l'equilibrio che fino a quel momento aveva caratterizzato l'incontro, e lo stesso attaccante ospite alla mezz'ora ha ai suoi piedi la palla del raddoppio in occasione di un altro rigore concesso dal direttore di gara alla squadra di Cozza. Ma questa volta la sua mira non è delle migliori e la sfera finisce fuori. La Gelbison tira un sospiro di sollievo e riprende vigore. La squadra di De Felice ci crede fino in fondo e proprio in occasione di uno degli ultimi assalti in pieno recupero con l'ultimo arrivato Fabio De Luca trova la rete del pareggio su colpo di testa in seguito ad una punizione dalla destra. Un gol allo scadere che regala un punto prezioso per alimentare la classifica e guardare con fiducia al raggiungimento dell'obiettivo permanenza in Serie D. Si chiude così, nel migliore dei modi, il ciclo con le pugliesi, che stanno dominando il girone. Domenica il calendario propone un difficile derby sul campo della Sarnese, a sua volta in cerca di punti per la salvezza. Sarà una gara molto difficile per i cilentani.